Le ultime novità di Tiscali, sapete che adesso è in 4G, addirittura ho visto che la navigazione non c'è la strozzatura, quindi può arrivare fino a 150 megabit al secondo in download. In upload sinceramente non l'ho visto, non l'ho trovato, devo fare più ricerche. Comunque se sapete qualcosa per l'upload lasciatelo sempre nei commenti. E adesso però con le tariffe che è scappato fuori bisogna paragonarle un po' con le altre tariffe sempre sotto copertura. Team. E allora andiamo sul sito di Tiscali, andiamo a vedere queste le tariffe. Allora, le solite Smart, quella da 2,99 euro, Smart 10, 4,99 euro, Smart 30, 8,99 euro, Smart 60, 14,99 euro. Le due ultime sono questa, la Smart 10 e questa anche la Smart 60. E allora, guardando un po' così, Smart 60, 14,99 euro, 1000 minuti, 100 SMS e 60 GB, questa è una tariffa con 60 GB, sembra un po' caruccia. Naturalmente bisogna confrontarle con le coperture TIM. Logico che con altri operatori di altre coperture le tariffe sono diverse e magari possono essere anche migliori. Allora bisogna andarle a confrontare con sempre copertura team. Come lo facciamo? Naturalmente, oh, c'è un blog dove, eccolo qui, che si chiama tetoillimitato.blog, dove potrete andare a cercare. Intanto mi sposto da quest'altra parte, ecco, così lo vedete meglio. Qui possiamo andare a guardare le tariffe dei vari gestori, quindi mettere in ordine di gestore. Come vedete c'è CoopVoce, Fastweb ancora non si è sentito ancora nulla, dovrebbe essere ancora sotto copertura TIM. Sapete che passerà sotto copertura Win3, ancora non ho sentito delle novità. E poi abbiamo Kena e Tiscali qua giù. Allora qui sul mio blog, naturalmente lo trovate qui, elenco operatori virtuali, qui ci sono sotto copertura Vodafone oppure sotto copertura TIM, come in questo caso, sono di operatori virtuali. Qui lo possiamo mettere, dobbiamo andare a paragonare, possiamo mettere per gigabyte, quindi diciamo i 70 gigabyte, quindi abbiamo Kena che ha 70 gigabyte e a 5,99, c'è anche l'altra offerta a 13,99, sempre minuti limitati a 70 giga, e poi scappa fuori quella di Tiscali. Ecco, qui potete paragonare i prezzi. Come vedete, con 60 GB 14,99 e ci sarebbe anche Kena con 13,99 con 70 GB. Calcoliamo però naturalmente che adesso Tiscali non ha la strozzatura, quindi qui se ci fosse la copertura si viaggerebbe fino a 150 Mbit in download di velocità, e Kena sappiamo che è strozzato ai 30, quindi bisogna fare anche questa distinzione. E poi possiamo anche andare a vedere eventualmente tramite il prezzo. Vediamo un po', li paragoniamo. CoopVoce 5, ecco, ad esempio questo qui, CoopVoce e Tiscali. Qui ci sono le due differenze tra CoopVoce e Tiscali. CoopVoce con 5 euro danno 3 gigabyte e 300 minuti, 300 SMS. Invece Tiscali e da 10 gigabyte però 200 minuti e 10 SMS. Questo simbolino che vedete purtroppo fa così, dovrebbe essere il simbolo dell'euro, però me lo visualizza in questa maniera. Adesso non so se è un errore del plugin, però va bene, dopo ci daremo un'occhiata, vediamo se riuscirò a correggerlo. Questo che vedete qui, active, sarebbe il costo di attivazione che c'è. Ancora Fastweb, come vedete, è nuovamente in promozione. Qui vedete la scadenza, quindi fino al 27 gennaio, a parte che era in scadenza il 21, l'hanno prorogato al 27 con l'attivazione a costo zero. CoopVoce ha un costo di 10 euro, però qui dovrebbe comprendere anche 5 euro di ricarica, quindi è già compreso di 5 euro di credito. E Tiscali invece ha questi 10, 20 euro, sono 10 più 10. Kena per il momento ancora c'è il costo zero. Comunque niente, qui potete vedere insomma sul mio blog le tariffe, e bene o male che ci sono,
Io cerco sempre di tenerle aggiornate e eventualmente date anche dei suggerimenti, cosa magari vi piacerebbe vedere all'interno di questo elenco di tutti questi operatori virtuali. In conclusione, insomma, potrebbe essere interessante questa Smart 10 di Tiscali, parliamo di copertura team, una Smart 10 che offre questi 200 minuti, 200 SMS e siamo a 10 GB, 4,99 euro. Quella da 60 GB, 1000 minuti, 100 SMS, 14,99 euro. Allora, se uno non ha problemi, insomma, con la strozzatura, come che, insomma, vedete che c'è di meglio. Quindi diciamo che Tiscali cerca di andare un po' anche sui servizi, quindi non avendo la strozzatura, magari osa un po' di più mettendo magari delle cifre leggermente più alti. Però vedete un po' voi, queste diciamo sono le ultime tariffe di Tiscali, operatore, vi ricordo sempre, virtuale sotto copertura TIM. Bene ragazzoli, con questo video flash è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando fate i bravi, un saluto solito ai nuovi vecchi iscritti e il solito abbraccio a chi vi vuole bene. Ciao ciao da Tito!